Ciao ragazzi, benvenuti a Brisbane e benvenuti al Long Pine Koala Sanctuary. In questo parco possiamo vedere animali australiani come koala, canguri e Alessandra, una delle nostre studenti, vedrà un koala per la prima volta oggi. Quindi ragazzi, andiamo! Ehi, ciao Ale, finalmente sei arrivata! Come stai? Bene, tu come stai? È la mia prima volta qua! Ma dai, veramente, in 3 mesi la prima volta oggi? Eh sì, non ho avuto mai tempo prima. Vieni con me, andiamo a vedere. Head for the shore, my friend, the forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Ma io mi trovo molto bene in Australia, l'Australia offre un sacco di possibilità. Dopo circa 1 mese e mezzo inizialmente è stato un po' difficile perché ho consegnato molti curriculum in centro e niente, non riuscivo a trovare lavoro, ho fatto delle prove, poi appunto grazie a questa di Australia sono riuscita anche a trovare lavoro. Mi sono sentita a casa anche perché Go Study è stata la mia prima tappa, sono arrivata di notte, il giorno dopo avevo appuntamento a Go Study e mi ha dato tutte le direttive che potevo avere. Poi ho fatto la job session che è stata pure molto utile. Scegliere di partire e andare a vivere dall'altra parte del mondo non è una scelta facile, però se potessi tornare indietro penso farei la stessa scelta. Sarai un po' cambiato internamente, sarà cambiato il tuo punto di vista? Non è cambiato tanto il mio punto di vista, ma forse è cambiato proprio la mia forza, mi sento più forte. I miei piani sono cambiati perché volevo studiare 3 mesi e il mio percorso di studio qui è finito, ma comunque la mia intenzione è di continuare a studiare, di migliorare ancora, in vista anche dell'esame Cambridge. Se tu potessi parlare ad Alessandra nella sua cameretta di 3 mesi fa, cosa le diresti? Cosa le vorresti suggerire? Penso, direi, devi stare calma, devi essere sicura di partire, perché ogni viaggio ha qualcosa da darti e l'Australia ha tanto da dare, perché comunque puoi vivere una vita completamente diversa da quella che sei abituata a vivere. Hai tutto, hai la natura, hai l'inglese, hai il lavoro, quindi è qualcosa a cui devi abituarti e a cui ti abitui facilmente, che non potrai più rivivere, quindi è veramente un'occasione speciale. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Vivete anche voi la stessa esperienza che ha vissuto Alessandra con noi. Vi aspettiamo! Visitate Brisbane, visitate l'Australia, non aspettate! You